tutti ragazzi, ben ritornati nel vostro Joker. Siamo tornati signori finalmente con PES 2016. Siamo qua con il Road to Future 1 praticamente. Allora siamo veramente messi bene ragazzi. Siamo in divisione 9 e abbiamo vinto due partite. Ci rimane un solo punto, quindi dobbiamo fare un pareggio anche per andare nella stagione successiva. Quindi speriamo di farcela. Ovviamente ragazzoli, per questo appuntamento vi chiedo di arrivare gentilmente a 15.000 like. Vediamo se riusciamo a farcela. E se mai ragazzuoli, durante la settimana potrei portarvi un altro bel ball opening che comunque ci potrebbe interessare veramente qualcosina. Ragazzoli, purtroppo vi devo informare che il nostro Robben è morto, nel senso che comunque è stato ferito in guerra e praticamente l'ho dovuto levare dalla squadra e mettere Dybala. Allora vediamo un attimo più che altro lui che squadra ci mette a confronto con Zlatan Ibrahimovic, Lavezzi, Douglas Costa, Roberto Carlos, tanto per cambiare. Che dire, Ramsey, con Dogbnia e El Shaarawy. Però c'ha Ibrahimovic e Roberto Carlos. Quindi veramente si farà tosta, ma signori, ce la faremo. Un punto, e rompo il microfono ogni volta, rompo il cazzo di microfono. Ci siamo signori, siamo prontissimi. Allora, vediamo subito che iniziamo immediatamente questa partita. Speriamo di prenderci il nostro punto. Ok, già che c'è qualche problema di lag, a me sta cosa non è che mi piace moltissimo. Però facciamo attenzione, stiamo calmi. Dove vai, bello del zio? Dove vuoi andare? Non me lo fai il gol così facile. Adesso probabile che me lo fai, perché la vedo tosta. Però c'è Zlatan Ibrahimovic, il maledetto signore. Eccolo, bello, madonna, meno male che c'era Pirlo. Meno male che c'era Pirlo, ragazzi. Mi sa tanto che adesso subiamo, Ancora Roberto Carlos, guarda avanti e Pirlo. Quanto è bello Roberto Carlos! Via sta palla. Madonna, che rovesciata mega galattica proprio. Abbiamo visto, signori. Eccola qua, subito l'azione. Bellissima. Bellissima! Mamma mia, subitissimo il primo gol di Giocherigno. Primo tiro, primo gol, signori. Dovrebbe aver segnato Dybala, se non sbaglio. Ecco, questo dovrebbe essere un gol anche per l'avversario. E uno pari, ragazzi. Qui un attimo di distrazione. Siamo fottuti proprio. Aia, l'ho preso un altro. Madonna mia, li vedi subito i gol, ragazzi. Li vedi subito quando prendi i gol. Si vede da come tirano, da come si mettono in posizione i giocatori. 2-1, ragazzi. Neanche il tempo di, non lo so, di levarci una caccola. E già ci hanno fatto il gol. Ecco, attenzione, è partito, signori. Ancora Dybala, ancora Dybala, ancora Dybala. Ancora lui, tutto da solo Dybala. Tutto da solo Dybala. Tutto da solo Dybala, dal centro. Di nuovo Neymar, non ci arriva. Benteke, Benteke. Mortacci mia, che cazzata che ho fatto. Va che buona. Va che buona. Va che buona al centro di nuovo. E questo l'ho fatto. Benteke, signori. Due pari, torna tutto due pari. Madonna, tipo se non è successo niente. Come on, come on. Attenzione, signori, attenzione. Ancora Benteke. Tiro a giro. Tiro di nuovo. Tiro di nuovo. E che cazzo, tre gol, raga, tre tiri ho fatto. Mannaggia la miseria. Ritorno in vantaggio Giocherigno con un 3-2. Paolo Dybala. Buona, ancora qua Benteke. Oh, fregato. Boom. Ma è andata traversa. Non ci credo, ho preso la traversa. Al centro Rodriguez. Madonna, che bordello, che bordello. 2 minuti di recupero, siamo già a un minuto passato. Ma ragazzi, è quasi finita, è quasi finita, è quasi finita. Forse l'ultima azione, l'ultima fottutissima azione. Pirlo, Pirlo, Neymar, Benteke, Benteke, Dybala, Dybala. E ci sta, ragazzi, tripletta personale di Dybala. Neron Seta. E va proprio a mettere il poker. Che cucchia fa che è finita? Che cazzo cucchia fare? È finita. È finita. Che cosa cucchia fare? Non lo sai. È finita. È finita, signori. Madonna mia, Giocherigno. Anche senza Robben, Giocherigno va a vincere questa divisione. Passa alla stagione successiva in divisione 8, signori. E adesso si farà il gioco duro. Adesso ok ragazzoli, abbiamo 3 vittorie di fila. Siamo a 9 punti. Mi sono sbagliato prima e non siamo ancora in divisione 8 purtroppo, perché pensavo che dovevo arrivare a 7 punti. Invece dobbiamo arrivare a 10. Quindi ci rimane un punto. Se vinciamo questa o pareggiamo, andiamo in divisione 8. Quindi speriamo bene e giochiamocela al meglio. Ok ragazzoli, eccoci qua con questa seconda partita. Vediamo un attimo che squadra ci mette a confronto. Ho visto un company lì proprio aggressivo. Allora c'ha Inzaghi,
Porco due, c'è Inzaghi, c'è Morata, c'è Marcelo, Rakitic, Oscar, Fabregas, Mark, Company, Ramos, Van der Viel, c'è Sirigu in porta. Madonna mia, ragazzi. In più c'è Gervinho, Suarez, Biglia. Vabbè, ce n'ha un botto e ce l'ha tutti buoni. Quindi dobbiamo farcela, ragazzoli, per andare in divisione 8. Madonna, ci siamo, signori. Seconda partita, siamo qua. Iniziamo subitissimo. Noi per primi, la diamo per Pirlo e la passiamo indietro. Speriamo di non laggare. Ok, perfetto. Vediamo. Vedo che comunque, ecco, Pirlo già che vuole fare lo sbarones. E già sappiamo riccamente del culo. Meno male che abbiamo tolto. Oh, ho fatto pure la finta, non so manco io come ho fatto. Intanto, signori, vi aggiorno che ho fatto rientrare il nostro bellissimo, fortissimo e simpaticissimo Robben. L'ho fatto rientrare immediatamente. Ancora Modric, c'era da per Neymar. Ancora Neymar, la lascia a Neymar e ci andiamo a prendere immediatamente un bel calcio d'angolo. Molto, molto importante. L'andiamo a dare qui, subitissimo. Giocherigno, la dà così. La dà così, è perfetta, ragazzi. È perfetta, me lo sento. Me lo sento. Ah, però l'abbiamo presa. Ho detto che era perfetta. Ancora così. Ancora al centro. Madonna. Sbombede. Oh mio Dio, che gol. Oh mio Dio, che gol. No, fammelo rivedere, che era bellissimo. Stop di petto e tira al volo, signori. 1-0 fenomenale. Non ho visto chi ha segnato. Vedi, come la verità, non so chi ha segnato. Buono ancora per Neymar. Ancora Neymar. C'è il 2-0, signori. Giocherino sta diventando un asso del PES, signori. Anche sul PES andiamo a comandare con un bel 2-0. Secco e conciso proprio. Secco e conciso. Ancora Neymar. Ancora Neymar. Se ne va da solo Neymar. Se ne va da solo Neymar, che prova a darla qui sotto, ma non va, ragazzi. Non va il pallone. Questa cosa non l'ho capita, però Filippo Inzaghi ci ha segnato. Ho capito solo che ci ha segnato. Bene. Facciamo attenzione che qua è un attimo a piallonellano, signori. È un attimissimo proprio. Calcio d'angolo per l'avversario. Calcio d'angolo per l'avversario. Vediamo se tante volte ce lo fa oppure no. Speriamo di non la dal centro. Giocherigno non la prende. Ma la prende. Non la prende. L'ha presa o non l'ha presa? È partito Neymar. È partito Neymar, signori. Ancora Neymar. È partito. Ancora uno per lui. Per Benteke. Benteke tutto da solo. Benteke tutto da solo. Benteke! Madonna mia, che ci ha vattata. Benteke. Dacci tua. Dai, Benteke. Dai, Benteke. Per Robben. Scambio per Neymar. Neymar! Ci tira la sassata, Neymar! E va a dormire. Ammazza cazzione, Giocherigno. 3-1, signori. Ottimo, ottimo. Gol importantissimo per Giocherigno, proprio. Ma dove vuoi andare? Dove puoi andare? Olè! E se ne va Giocherigno. Ancora qui Giocherigno. Ancora con Rodriguez. Tutto solo con Rodriguez. Rodriguez si sbraca sul pallone, praticamente. Dai, che siamo 4 minuti fuori, raga. 4 minuti fuori dal primo tempo. Ma che abbiamo deciso? Cioè, andiamo a sti spogliatoi oppure dobbiamo continuare a giocare fino a domani mattina? Niente. Niente. Raga. Cioè, non so io. Ci stanno 2 minuti di recupero. Ne ha dati 7, raga. Guardate, ho 2 minuti di recupero. Siamo al 48esimo. Dai, bente che. E dai. Palo, mortacci, tu eri palo esterno nella pia, ma come cazzo hai fatto? Aia, lo sapevo, la dava lì, lo sapevo. Esci portiere, grande! Mamma mia, che portiere! Oddio, tutti i porti! La prende Andreone. Ancora Andreone, la da qui, signori, è buonissima. Ancora per Neymar. Ancora per Neymar, signori. E lui, va giù. Se ne va Neymar. Va bene, è nostra, si viaggia. Si viaggia, signori. Ancora Andreone Pirlo, che la dà per Neymar. Ma Neymar non ci arriverà mai nella sua vita, proprio. No, raga. Oh, è finita il minuto di recupero. E calla. Ah, oh, si piega ancora e vince. Oh, siamo arrivati un'altra al 94esimo. Doveva finire al 92esimo. Siamo arrivati al 94esimo. Vabbè, c'è stata l'azione finale. Signori, 4 partite vinte di fila per Giocherigno. Attenzione, fa il culo a tutti i giochi, ragazzi. Anche su PES stiamo dominando. E qui non è poco, raga, qua non è poco. Quindi siamo ufficialmente in divisione 8, ragazzuoli. Ma ufficialmente ufficiosa, proprio. Una cosa ufficiosa. Sono contentissimo. Quindi possiamo andare subito in divisione 8. Ok, abbiamo 12 punti su 10. 4 vittorie di fila. 4 vittorie di fila. Quindi siamo prontissimi. Stagione successiva, signori. Eccola qui. Andiamo in divisione 8. Si sale, ragazzuoli. Congratulations. Sei stato premesso in divisione 8. In più un coupon.
Ragazzuoli, che dire, io spero che questo appuntamento di PES 2016 con l'appuntamento solito della domenica vi è piaciuto. Mi raccomando, un bel pollice in su, commentate, condividete la pagina Facebook e Instagram, come sempre tutti i social in descrizione. A brevissimo, ragazzuoli, arriverà lo speciale 800.000 registrato con Sodin, Ciccio e Dexter. È qualcosa di epico, mi raccomando, non lo perdete. E ragazzuoli, ci vediamo nel prossimo video del vostro grigno. Ciao signori.